Wahey coach, ben ritornati da vostro Adrink 91 Sinaz My 11 con Luce. Riccardo, non dirai sul serio. Allenatore Evans, voglio rinunciare alla fascia di capitano. Mi dispiace, ma non è un ruolo che sono in grado di ricoprire. Vuoi davvero lasciare la squadra? Mi scusi, devo andare. Non accetto la tua rinuncia, Riccardo. Tu ami il calcio più di chiunque altro. Non posso permettere che te ne vada. Di cosa stavano parlando? Mo te lo dico io allora, dai. Non hai sentito? Urlavano. Il capitano se n'è andato, davvero? Sì, ha detto che non intendeva continuare. Poi è andato a casa. E allora? Si assume le sue responsabilità da capitano? Riccardo è fatto così. Si sente sempre responsabile. Non penso che riuscirà a fare lo stesso al suo posto. Sembra che non ve ne importi niente. Rosy, di qualcosa. Il virtuoso non può fare una cosa del genere. Non a me. Come l'han detto. Penso che dovremmo parlare di persona con lui. Non riesco a credere che dicesse sul serio. Tu non credi, eh? Per niente, mister. Non so cosa pensate voi, ma io devo sentire la verità direttamente da lui. Ah, sei molto più testardo di quanto sembri, Arion. Cosa hai intenzione di dirgli? Pensi che basti dirgli di non andarsene? Guarda che anche Riccardo ha testa dura. Non cambiare idea così in un secondo. Arion, ma almeno sai dove abita Riccardo? Oh, adesso che mi ci fai pensare. Come immaginavo, è poco dopo il centro. Forza, ti mostro come arrivarci. Non riesco a credere che il capitano se ne sia andato. Non è possibile. Devo andare a casa sua per scoprire cosa sta succedendo. Cerca Riccardo oltre la galleria. Quindi andiamo di qua. E si arriva per il centro. Attenzione, tutto tecniche. Che mi piace sempre vedere. Cosa avete di bello? Traiettoria perfetta, scansione digitale, occhiata furtiva e parata acrobatica. No, grazie molte. Tecniche della scuola per prodigi non mi interessano. Ci sono molti avversari qui, ma ci saranno anche forzieri da trovare? Non sembra. No, non ce ne sono. Allora continuiamo. Aspetta però, qui dietro... Ah, ok. Sì, è un posto non molto consigliabile da visitare. Grazie per avermi mostrato la strada, Sam. Te ne sono molto grato. Di nulla. Sono preoccupato anch'io per Riccardo. A volte mi scordo delle difficoltà che devo affrontare per vedere le sue responsabilità da capitano. Sembra di averlo messo in questa situazione. Forse abbiamo sbagliato. Non ne sono così sicuro. Penso che il nostro capitano sia un vero capitano. Almeno è quel che ho pensato quando ho visto il filmato della finale dell'anno scorso. Sembrava essersi calato benissimo nella parte. È difficile da spiegare, ma penso che abbia la stoffa per guidare la squadra. Dici? Sì, forse. Allora andiamo? Ah, la mamma di Sangok. Va bene, arrivederci. Mamma? Eh? Parla con la mamma di Sam. Un obiettivo singolare. Oh, Sangok. Non sapevo che stessi facendo acquisti. Lui è un tuo amico? Sì, sono Arion. È un piacere conoscerla. Altrettanto. Oggi avete finito presto. Pensavo che vi sareste allenati per tutta la sera per il cammino imperiale. Faccio il tifo per voi. In realtà... Lasciamo stare, mamma. Tu non dovresti andare al lavoro, altrimenti arriverai in ritardo. Beh, sai una cosa, Arion? Per qualche motivo Sangok non vuole più parlare di calcio con me. Quando era piccolo diceva sempre: grazie al calcio troverò un lavoro, mamma. O... farò un sacco di soldi e mi prenderò cura di te. Sai, siamo da soli. Mi aiuta molto con i lavori in casa. Non so come fare senza di lui. Wow. Allora, Arion, giocherai al torneo di quest'anno? Io verrò a fare tifo per tutti voi, ci puoi contare. Cosa? Mamma, ti ho detto che non ce n'è bisogno. Oh, ci risiamo? Ultimamente è tutto un non venire alle mie partite, mamma. Davvero? Una volta era diverso, diceva sempre... quando viene alle partite vinciamo sempre, mamma, oppure se la mia porta fortuna.
Oh, dai, mamma, basta. Va bene, tesoro. Beh, piacere di averti conosciuto, Iron. Ci vediamo presto. Sam, non vuoi che tua madre ti veda perdere di proposito, vero? È per quello che dici di non venire alle partite? Ah, già, è così. Se solo potessimo giocare al vero calcio. Allora, perché non lo facciamo? Non è semplice, Arion. Beh, meglio andare da Riccardo, forza. Sì, una parte era per sbaglio l'ho skippata, quindi l'ho aggiunta io. Ma più o meno era quello il significato. Per il momento non affronto tutte quante le sfide, poi le affronterò con calma una volta finito... O meglio, finito. Sì, finito questo video, ma dopo essere arrivati a metà capitolo, perché più o meno stiamo già nella metà, eh. Non ci manca molto. Dopo essere andato a casa di Riccardo. Ma questa qua sulle strisce? Ancora mi porta ad attraversare. Cagnaccio poi l'ha chiamato, poverino. Dunque, stiamo qui, no? Vediamo un po'. Qui c'è solo una sfida da fare. Nulla. Signora, adesso il giardino è ben curato. C'è un forziere d'oro, me lo ricordavo. Vabbè, andiamo dritti a casa di Riccardo, dai. Praticamente lui ha una mega vive in una mega villa. E poi in Giappone hanno problemi di spazio, per forza. Guarda che roba. Cioè, su... per tre persone? Cioè, loro sono in tre, genitori di Riccardo e lui, più domestici, vabbè, per forza. Guarda che casa. Quindi il capitano abita qui. Sembra più un castello che una casa. Non lo sapevi? I genitori di Riccardo sono tra gli imprenditori più importanti del mondo. Beh, suoniamo il campanello. Buongiorno signori, a cosa dobbiamo piacere? Ah no, aspetta, il maggiordomo però è inglese, diamogli un... È sempre inglese il maggiordomo, diamogli un accento inglese. Mi chiamo Arion Sherwin e siamo qui per vedere il capitano Riccardo. Capisco, un momento prego. Mettete pure signori, signorino Del Rico accetta di vedervi. Arion, penso che adesso dovrei andare a casa. Cosa? Perché? È difficile parlare di certe cose con i compagni di squadra. Forse se ci sei solo tu che sei nuovo riuscirai ad aprirsi di più. Ok Sam, farò del mio meglio. Benissimo, allora io vado. Ciao. Trova Riccardo, ma prima non ho visitato qui intorno. Se c'è qualcosina. No, non si può andare. Va bene, allora entriamo. Maggiordomo, lei? Benvenuto in residenza di Rigo, prego, si accomodi. Abbiamo un altro cameriere qui? No, è un gatto, ma... Oh, forse, vabbè, non si capisce bene. Ok, ecco un forziere. Parasole? Probabilmente uno degli oggetti che ci serve per recuperare sempre qualche giocatore strano. Vabbè. Vediamo un po' qui cosa c'è. Una domestica? Questa casa è davvero enorme. Sì, un altro maggiordomo sempre inglese. Rigorosamente inglese il maggiordomo. Non può essere di un'altra nazionalità. Eccolo, questo è Alfred. Musica di pianoforte, è bellissima. Il signorino si sta esercitando. È chiuso in camera da quando è tornato e non si è allontanato un secondo dal suo strumento. Davvero, il capitano sta suonando questa musica. È incredibile. Certamente, ma se posso permettermi, oggi è qualcosa che non va. Ha un animo sensibile, la musica trasmette le sue emozioni. Vorrei pregare di provare a consolare il signorino. A dire la verità è piuttosto raro che accetti una visita. Segui la musica fino a Riccardo, sì. Ok, lui è lì. Qui non possiamo andarci. Questa è la stanza, ok. Se non sbaglio, anche in casa di Riccardo c'è un forziere d'oro. Mi sembra... Sì, la camera dei genitori che dormono in letti separati perché in Giappone sono strani. Una stanza degli ospiti probabilmente. Ecco, sì, qua sopra doveva esserci... Eccolo, infatti, va. Non è la chiave per aprirlo. Però questo sì. Diviso Ragano. Ah, della prossima squadra avversaria dovrebbe essere. Che giochiamo, se non sbaglio, in un campo con il vento.
dove Arion poi perfezionerà un'altra tecnica. Ma vabbè, vediamo di parlare con Riccardo. Perché l'ho fatto entrare? In fondo non ho niente da dire, né a lui né a nessun altro. Sicuro? Capitano, suoni benissimo. È stata la tua musica a ispirare la tattica del virtuoso. So di non essere granché come giocatore, ma... beh, voglio davvero entrare a far parte della tua orchestra, la tua sinfonia calcistica. Arion, non sono né un capitano né un direttore d'orchestra. Se rimanessi anche solo un altro giorno nel club, inizierei a odiare il calcio. Come puoi dire una cosa del genere? Forse Doug ha ragione. Cosa importa se lascio il calcio? Ormai non mi appassiona più. Non è vero, capitano. E tu cosa ne sai, Arion? Forse adesso dovresti tornare a casa. Ok, scusa, capitano. Non avrei dovuto dubitare delle tue parole. Ma prima di andare ho un'ultima richiesta. Vorrei vedere il tiro sonoro in azione. Ti sarei molto grato se potessi venire al campo per mostrarlo a me e JP. Siamo rimasti a bocca aperta quando l'abbiamo visto in video. Mi sembrava di averti chiesto di andartene! Di cosa hai paura? Non ho paura di niente! E adesso vattene! Wow. Max Di Benedetto è un doppiatore con i fiocchi. Non a caso doppiava Yugi. Riccardo ci ha cacciato un po' in malo modo, ma più che altro credo che debba solo riordinare le idee. Più che altro. Quindi insomma voleva essere lasciato in pace. Anche perché noi stavamo cercando di convincerlo a tornare nella squadra a tutti i costi. E a vincere. Però... ah, eccolo. Già ci ha ripensato? O forse... non so cosa ci faccio qui. Pensavo di aver preso una decisione. Ah, ecco. Forza ragazzi, tutti in campo. Tutto questo è eccitante. Siamo fortunati ad avere il signor Evans come allenatore. Hai ragione JP. Con Mark Evans penso che le cose andranno per il meglio. Ne sono certo. Lo spero. Vedrai, riuscirà a cambiare le cose JP, me lo sento. Sì. Cos'è quello? Dove? Lì, sul pavimento. Avvicinati alla lavagna, ma... qui? Ah, ecco, avvicinati, senza che... è un taccuino! E sopra c'è il nome del capitano! Taccuino di Riccardo. Ah, probabilmente ha scritto la sua tecnica... la sua tattica. Appunti. Il numero di palle perse dalla Raymond è aumentato nel secondo tempo. Ah... controllare lo spazio prima di passare. Interessante. Appunti. I giocatori della scuola superiore per prodigi sembrano poco esperti. Usata la velocità di Peabody per attaccare dalla difesa. È pieno di risultati, strategie, tattiche. Una miniera di informazioni. Il livello di dettaglio è incredibile. Deve essere così che ha inventato la tattica del virtuoso. Cioè... cosa importa se lascio il calcio? Ormai non mi appassiona più. È strano. Cosa c'è, Arion? Non diceva sul serio. Non è possibile. Non vuole davvero smettere con beh, il calcio. Vabbè, dipende. Ma perché si dispera? Non capisco. Cosa? Chi c'è lì? Il capitano! Era qui! Capitano, aspetta! Ma come fanno a esserne così sicuri? Che poi come fanno a sentirlo con la porta chiusa uno che parla a voce bassa? Non è che si è messo a urlare. Ma... capitano, so che ami il calcio. Non puoi mollare. Non rendere triste il calcio. Basta! Smettila di parlare del calcio come se fosse un tuo amico. Ti rendi almeno conto di quanti problemi abbiamo creato alla scuola disobbedendo al quinto settore nella gara contro i prodigi? Io continuo a pensare che abbiamo fatto la cosa giusta. Quel gol contro la scuola superiore per prodigi aveva un significato. Esatto. Capitano, so che sei combattuto. So che non ti dai pace. Basta! Non sono affari tuoi! Ah, sì.
Segui Riccardo. Proprio non gli diamo pace, eh? Ecco Riccardo. Oh. Ora che con noi c'è l'allenatore Evans, troveremo un modo per giocare al vero calcio. Andrà tutto bene. Il calcio ci sta aspettando. Sta aspettando che giochiamo per davvero. Il vero calcio ormai non significa più niente. Non ha alcun valore. Il mondo del calcio è pilotato. È controllato e manipolato da persone che non provano alcun interesse per il nostro sport. E io non sono molto diverso. Te l'ho già detto. È come se la mia passione si fosse prosciugata. Non credo nemmeno a una parola. Tu ami ancora questo sport ed ecco la prova. Ogni pagina di questo taccuino testimonia il tuo amore per il calcio. Niente, eh? Non se ne convince proprio. Oh, mo c'è una bella scena. Dov'è? Eccolo qui. Capitano, perché lasci la squadra? Davvero non capisci? Non vedi quello che succede? Non importa quello che facciamo. Giocare a calcio non ha più alcun senso! Non è vero. Non puoi smettere di giocare. Questo sarebbe senza senso. Basta! Arion. Arion, io non ho il tuo coraggio. Io non ho la stoffa del capitano. Non dire così. Riccardo! Tu hai tutto quello che serve. Questa squadra ha bisogno di te e della tua guida. E quelle lacrime lo dimostrano. Ah, allenatore Evans. Va tutto bene. Sfogati pure, Riccardo. La verità è che ami il calcio, non è vero? Lo ami così tanto che ti fa soffrire. Mister, non voglio perdere altro tempo con questa ridicola farsa. Io voglio vincere e assaporare il gusto di una vittoria reale. È proprio quello che volevo sentirti dire, capitano. Allenatore Evans, la prego, ci conduca alla vittoria. Non temere, sono qui per questo, Arion. Ehi, non vi ho ancora svelato il segreto del vecchio club di calcio, vero? No. No. Ecco qui, tenete. Vediamo questo segreto, sarà qualche tecnica ci nuova? Ci vediamo al vecchio club, vi aspetto lì. Beh, in teoria dovremmo già sapere cosa nasconde il vecchio club, però... Però no. Più che altro il segreto è che lì è stata formata la squadra che poi ha vinto il mondiale. Sì, prima il campionato internazionale e poi dopo anche il campionato mondiale. Qui dietro proprio. Cos'è questo? Ah, quanti ricordi. Quando giocavo nella Raimon, i miei compagni lasciavamo delle scritte sul muro. Sì, solo un italiano, tutto il resto in giapponese. C'è un secchio da queste parti, temo di stare per vomitare. Davvero, Victor? A stare qui io mi sento più forte, più coraggioso. Sì, amico, cioè io sento la stessa cosa, è come se l'amore per il calcio saltasse fuori dal muro. Metafora interessante. Bene, manca poco per il turno del cammino imperiale. È ora di darci dentro con gli allenamenti. Sì, mister. E allora diamoci da fare. Non puoi arrenderti adesso, Ricky. Proprio ora che siamo tutti così motivati. Non per fare questa feste, ma quelli del quinto settore ci hanno ordinato di perdere. Non possiamo vincere. Pensate alla carriera. Dai, Sam, tu non vuoi vincere? Almeno per una volta? Beh, io direi di sì, eh. Vai a esercitarti al campo di allenamento. Beh, io direi che allora, Cuggio, con questo video posso concludere anche questa seconda parte di questo capitolo. Interessantissimo capitolo. Abbiamo visto un aspetto del capitano Riccardo che sinceramente non mi aspettavo di vedere, però invece è andata piuttosto bene, è andata. Abbiamo anche dei guanti Raimon. E in questo training point puoi allenare la tecnica? No, non ho abbastanza punti carisma e punti passione. Per questo video è tutto, domani ci andremo ad allenare al campo e ovviamente penso che sarà anche ora di affrontare la partita contro il collegio Via Lattea.
Quindi oggi vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.